Amy Stewart, gaffe a Sabato Italiano con Eleonora Daniele. Eleonora Daniele e la gaffe con Amy Stewart a Il Sabato Italiano. È stata l'intervista alla grande Amy Stewart a chiudere la puntata del Sabato Italiano di oggi, 14 ottobre, dove Eleonora Daniele ha simpaticamente rettificato la sua ospite dopo una gaffe, dopo averle fatto vedere un video di una sua vecchia ospitata in un programma di Gianni Morandi. Amy Stewart ha infatti commentato, rispondendo alla domanda della padrona di casa, che le ha chiesto se si è trovata bene a lavorare con Morandi in passato. Gianni è un grande uomo. So che in questo periodo è in TV con un nuovo progetto su Canale 5 e. Immediata la reazione della Daniele, che ha scherzosamente zittito Amy Stewart affermando, ridendo. Beh, ti assicuro che di progetti Gianni Morandi ne ha fatti anche su Rai 1. Dopo un brevissimo momento di perplessità, la cantante ha immediatamente capito la gaffe commessa scoppiando a ridere e scusandosi con un timido no. Scusa, non volevo. Il Sabato Italiano, la gaffe di Amy Stewart con la Daniele. Dimenticato il piccolo errore, l'intervista di Amy Stewart con Eleonora Daniele a Sabato Italiano è stata poi incentrata su vecchi ricordi del passato, tutti legati alla sua vita lavorativa. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, la cantante statunitense, in riferimento al suo successo arrivato all'improvviso quando è diventata famosa, ha affermato. All'epoca ho visto tutti gli aeroporti del mondo, gli alberghi più belli ma non altre cose. E poco prima dei saluti finali, il clima è improvvisamente mutato in studio, poiché Eleonora Daniele ha letto un'agenzia relativa al ferimento di 15 persone in Somalia a causa di un'esplosione, precisando che maggiori dettagli sarebbero stati svelati più tardi al TG1, prima di salutare la sua ospite e i telespettatori ringraziandoli per aver seguito Sabato Italiano, dando la linea alla sua immagine di Lorena Bianchetti e ricordando l'appuntamento con Storie Italiane fissato per le 1000 di lunedì.